La rivelazione. Quei quattro mici amici mangiarono in un batter d'occhio il latte della mucca Clementina, che era stato appena munto da Mariola quella mattina. Era così squisito che ne avrebbero voluto dell'altro. Però quello che era rimasto lo doveva dare a mia Golina, proprio come aveva promesso alla sua gattina. Si sa, quando si promettono le cose, bisogna mantenerle sempre. Mariola si accorse che dentro la bottiglia di latte non ce n'era rimasto molto. Allora tornò nuovamente dalla mucca Clementina per mungere altro latte. Voleva che la sua gattina, dopo tanto tempo, fosse davvero contenta di gustare del buon latte fresco munto in quel momento. Dopo aver finito la mungitura, Mariola tornò dalla sua gattina, che era affamata e non vedeva l'ora di deliziare il suo palato. Mia Golina, ecco il tuo latte. Ho dovuto mungere la mucca Clementina ben due volte. La bottiglia si era completamente svuotata. Ben poco latte era rimasto. Miau! Come mai? Ti si è rovesciata la bottiglia a terra? Oppure lo hai bevuto? Nulla di tutto questo, mia Golina. Non immagini neanche chi ho incontrato dopo aver munto la mucca Clementina. Miau! Miau! Chi ho incontrato? Ricordi i tuoi quattro amici mici? Quelli del vecchio casolare. Intendi loro? Quando mi hai incontrata e con te mi hai portata? Bravissima, proprio loro. C'è una bellissima sorpresa per te e non so come dirtela. Finisci prima il tuo buon latte. Miau! Sono curiosa. Dimmi cos'è successo. Ti hanno detto qualcosa di mia mamma Rosa? Accipicchia, come hai fatto ad indovinare? Non ho ancora pronunciato una parola e tu hai già capito di che cosa stavo parlando. Sei una gattina birichina, ma molto sveglia. Come te, anch'io penso sempre alla mia mamma. Lei non te l'ho mai detto, si chiama Rosa. Perché quando nacque la trovarono vicino ad un campo di fiori pieno di rose. Dopodiché di lei non ho più saputo nulla. Ho vaghi ricordi. I miei amici, forse per non farmi soffrire, non mi hanno voluto raccontare niente. Adesso non sono più piccolissima e le cose le capisco bene. Sofia, raccontami che cosa ti hanno detto di preciso. Di preciso, per inciso, mi hanno detto che la tua mamma un giorno si allontanò per andare qui al porto, perché c'era molto pesce e probabilmente voleva fare una scorta di cibo per te e i tuoi quattro amici. Invece si è imbarcata e non è più tornata perché non è riuscita a saltare fuori da quell'imbarcazione che si stava allontanando dal porto. Miau! Allora posso ancora sperare di poterla ritrovare? Certamente, mia Golina, non dobbiamo mai perdere le speranze. Prima o poi vedrai che entrambe troveremo la nostra mamma. Perché dici entrambe? Anche tua mamma è viva? I tuoi amici mici mi hanno fatto ragionare, dicendomi che probabilmente mia mamma, cadendo da qualche parte, batté la testa e perse la memoria. Forse si tratta di Sonia. La somiglianza è davvero impressionante e di donne simili a lei non ce ne sono mica tante. Miau! Allora abbiamo un motivo in più per andare alla ricerca di Sonia. Lo dovrei dire anche al tuo babbo. Non
non puoi certo tenere nascosta una notizia così importante. Con il mio babbo non ci sono segreti e abbiamo un bel rapporto, come se fossimo due amici sempre affiatati e felici. Per un padre e una figlia andare d'accordo e raccontarsi tutto è il segreto per essere felici come degli ottimi amici. Dove sono adesso i miei quattro amici mici? Li ho lasciati bere del buon latte, che ho condiviso anche con loro, perché non avevano altro di buono. Miau, miau, sei stata molto generosa, come in realtà sei, sempre premurosa. Sono gioiosa di avere una padroncina così attenta e sono molto contenta. Finisco di bere il buon latte e dopo, se vuoi, andiamo da Renato a raccontare tutto quello che mi hai saputo dire. Babbo Renato le stava aspettando al casolare e si stava preoccupando perché non le vedeva tornare. Quindi, come continueranno le avventure di Miagolina, la gattina birichina? Presto lo saprai se adesso tu dormirai. Buonanotte e sogni d'oro. Dormi.